Salve, questo video è dedicato a tutti coloro che quando ascoltano una persona che dice che si sente amata da Dio, al punto tale che come se sentisse l'unica persona dell'universo. Perché dico questo? Un giorno, trovandomi in una comunità, facendo delle preghiere, qualcuno, a furia di sentire la lode, il ringraziamento che facevo al Signore, praticamente dopo, quando ha fatto un sermone, quindi è andato sul pulpito a fare questo sermone, ho sentito proprio nello spirito che questa persona si era rivolta, cioè faceva chiaramente il discorso a tutti, però si era rivolta a me in primo luogo, dicendo: e non pensi qualcuno qui come se sentisse l'unica persona dell'universo, come se non stesse nessuno, e che Gesù ha detto che bisogna avere delle tribolazioni nella vita, quindi bisogna togliersi dalla testa come se qualcuno si sente il solo dell'universo. Beh, io lo so che il Signore Gesù ha detto che bisogna avere, che ci sono, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, voi dovete avere delle, cioè avete delle tribolazioni nella vostra vita, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, dice il Signore Gesù. Io non sto dicendo che le tribolazioni non ci saranno. Chi è un credente, anzi dico che un vero credente, se non in questo momento, insomma, nella sua vita, non stesse subendo una piccola forma anche di persecuzione, che sia al lavoro, in famiglia, in chiesa, in qualunque parte, che viva tutto preciso e tranquillo, e beh, effettivamente c'è qualcosa che non va alla sequela del Signore Gesù. Quindi il Signore Gesù dà anche le benedizioni, no? Beati voi quando, quindi ci sono anche le benedizioni del Signore quando gli altri ci maledicono o ci perseguono, dice beati voi, perché evidentemente saremo ricompensati sia in questa vita ma anche quando saremo in cielo col Signore. Ma d'altra parte vorrei anche specificare in un modo abbastanza chiaro che se io mi sentissi amato da Dio effettivamente come l'unica persona sulla faccia della terra, come io mi sento il terminale ultimo di Dio qui sulla terra, cioè non è detto che tu non lo devi essere, perché quando tu ricevi il Signore Gesù come unico personale salvatore e quindi sei ripieno di Spirito Santo, io adesso non sto dicendo che sono perfetto, anche perché il perfetto è uno solo, è Dio, quindi voglio dire, l'ha mostrato nella persona perfetta ed amata di Gesù Cristo, nostro unico Signore e Salvatore, il nostro Dio potente e Salvatore Gesù Cristo, quello che abbiamo accesso a me. E quindi io mi sento amato da Dio come se fossi l'unica persona sulla faccia della terra, ma non perché sono io, perché è l'amore di Dio, è Dio che mi dimostra questa cosa, ma questo dovrebbe essere in tutti i credenti. Io non ci posso fare niente se tu non ti senti amato di Dio al punto tale come se fossi l'unica persona sulla faccia dell'universo. Per me questa è la verità. Ogni credente che ha ricevuto veramente il Signore Gesù Cristo ha una fede personale con Dio, ha un rapporto interpersonale con Dio in Cristo Gesù, nello Spirito Santo che Dio ha riversato nel cuore di quella persona, e quindi tu lo senti come tuo, come personale, quell'amore che tu stai vivendo con Dio. Non ci può essere nessuno o qualcos'altro che ti possa far capire che Dio è così. No, lo senti tu perché Dio vive nel cuore del credente per mezzo di Cristo Gesù, con una prova tangibile dello Spirito Santo che ti guida, che ti fortifica, che ti aiuta, che ti viene incontro anche nei momenti difficili, come dice proprio il Signore Gesù: io mando un nuovo paraclito, una nuova persona che ci fortifica, che ci aiuta, ci guida. Ecco, allora la risposta che io voglio dare a questo caro fratello, ma anche a altre fratelli e sorelle, è che quando voi vedete una persona che la vedete come se fosse speciale, come dire, ma se in quella persona c'è qualcosa di speciale, o semplicemente lo vedete come brillante nella fede nel Signore, oppure come si sentisse appunto amato
come l'unica persona sulla faccia della terra o addirittura dell'universo, come è stato detto, e dovete capire che Dio questo lo fa con ogni persona. Cioè Dio, come ama me, non può amare te, e come ama te non può amare un'altra persona, perché ognuno, certo Dio non è che fa favoritismi a chi ama un po' più, a chi meno. Dio ama tutti nello stesso modo, l'amore di Dio non fa favoritismi, anzi dobbiamo noi sforzarci di capire l'immensità della grandezza e l'amore di Dio, appunto in Giovanni 3,16. E allora chiaramente riuscire a capire l'amore che Dio ha riversato nei cuori, quando si sente questa affinità, questo rapporto filiale direttamente con Dio, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, quindi dentro il proprio cuore, allora vuol dire che si sta realizzando Giovanni 3,16, che Dio tanto che mi ha amato, che ha donato la vita del suo unigenito figlio per me peccatore. E come dice la parola di Dio, perché Gesù mi amò al punto tale di dare se stesso per me. Questo ha potuto dire nello spirito l'apostolo Paolo, come se in quel momento l'apostolo Paolo ci stesse dicendo che Gesù fosse morto solo per lui. Certo, Gesù è morto per tutti, Giovanni 3,16. Dio tanto che ha amato il mondo che ha dato la vita del suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna e non perisca. Ecco perché l'apostolo Paolo, sospinto dallo Spirito Santo, ha potuto dire che amò se stesso, Gesù amò me stesso dando tutto se stesso per me. In quel verso ci fa capire come se Gesù Cristo fosse morto solo per l'apostolo Paolo. Certo, è molto anche della vostra, ma è molto per ciascuno di noi, per ciascuno che sappia ricevere l'amore di Dio nel proprio cuore. Ecco, allora, caro fratello, sorella, quando vedete una persona che si sente amata in un modo speciale, non è che quella persona si sente superiore a te o si sente superiore a qualcun altro, no, perché evidentemente è una manifestazione dell'amore di Dio al punto tale che sente l'amore di Dio, che si sente realmente come l'unica persona, perché in quel momento non pensa a questo o quel, ma pensa proprio all'amore di Dio immenso nel cuore di quella persona. Questo era quello che volevo semplicemente dire. Dio ama a tutti in un modo unico e particolare. Attenzione, non facendo distinzione della persona, perché Dio non fa distinzione, anzi, al contrario, Dio condanna i favoritismi, Dio condanna le distinzioni. Leggi la lettera di Giacomo e vedi. Però l'amore di Dio è unico per ogni persona. Dio ci ama tutti uguale nello stesso modo, però in un modo unico a ciascuno. È quasi difficile spiegare la parola, però ecco, io mi sento amato da Dio anche in particolare circostanza, anche quando io prego il Signore e Lui mi risponde, non perché io sono giusto, ma per il suo grande amore, io mi sento in quel momento come se fossi l'unica persona sulla faccia della terra. Ma non per innalzarmi rispetto alle altre persone, perché sento l'amore di Dio, sento che Dio mi ama e mi dà questa percezione di Dio nei miei confronti. Mi sento come il terminale ultimo di Dio, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, in quel momento. In altre parti della mia vita. Anzi, che possa essere così per me sempre e per voi sempre così, perché l'amore di Dio è ineffabile. Ci dobbiamo sforzare di entrare in quest'unicità dell'amore di Dio, perché non ha esitato a donare la vita del suo unigenito figlio per ricevere la salvezza di Cristo Gesù nostro Signore. Perché quando ci si sente come se uno si sentisse l'unica persona della terra amata, in realtà lo Spirito del Signore Gesù che vive dentro di noi, Gesù stesso che vive dentro di noi, ci fa sentire questo ineffabile amore di Dio, ci fa sentire questa unicità dell'amore di Dio in quel momento per te o per me. Perché? Perché Gesù vive nel nostro cuore, quindi ci dà un assaggio del pezzo di cielo che noi viviamo qui in terra nel nostro cuore, perché noi abbiamo un tesoro in questo cuore, questo vaso di terra che siamo appunto noi. Ecco, quindi ricevere il Signore Gesù significa anche percepire
l'amore di Dio in un modo unico e speciale per te in quel determinato momento, in quelle particolari circostanze, o sarebbe ancora la cosa migliore per sempre. Perché quando si riceve Gesù si può sentire questa specificità, sentire come terminale ultimo di sé dell'amore di Dio, come appunto dicevo prima, come se io fossi l'unica persona amata da Dio sulla faccia della terra. Perché? Perché quando Gesù vive nel mio cuore io sento proprio l'amore di Dio, grazie a questo Gesù nel mio cuore che lo sto vivendo. È un po' difficile spiegarlo in termini umani, però ecco, spero di essere stato chiaro almeno anche su questo contesto. Che Dio